Moana Pozzi, un mito, un simbolo dell'era moderna. Al di fuori di questo camerino del Quasar, quasi 3.000 spettatori per vederla sul palcoscenico. È reduce fra l'altro da una tournée in America e naturalmente la prima domanda riguarda su questa splendida Moana Pozzi: che significato ha avuto per lei l'America? Beh, non era una tournée di spettacoli, era una tournée di film. Comunque è bello lavorare in America, è bello, la cosa più piacevole che ho provato è stato entrare nei negozi di dischi e videocassette e vedere le mie cassette esposte, quello è stato un piacere immenso. Una grande soddisfazione, ma che differenza c'è fra l'hardcore americano e quello prodotto in Italia? I nomi dei protagonisti. Ci vuoi ricordare qualche personaggio famoso? Ma devo dirti che in America è finito il mito degli uomini famosi nell'hard. Quello che volevo dirti è che non è che noi li facciamo male i film hard, è che là magari spendono qualche soldo di più, tutto lì, ma non è. Anche noi facciamo dei. Io ho fatto degli ottimi film hard qui in Italia con la regia di Schicchi, storie molto belle, molto curate, quindi non ho rimpianti. Casomai ho dei rimpianti nel soft, che in Italia è durissimo trovare delle belle storie, ecco perché l'unico film soft che ho fatto bello, che mi è piaciuto, me lo sono scritto da sola, che si chiama Ecstasy, regia Luca Ronchi, esordiente. Per il resto è impossibile fare delle storie scritte dagli altri, sono brutte, che ne so, forse quelli bravi non si avvicinano a me. Ecco, senti, questo tuo successo, questo pubblico che ti acclama fuori, che idea dà? Moana Pozzi, diciamo, fra 10 anni sarà anche lei una grande produttrice come qualche altra grande del mondo hardcore ha già fatto? Cioè la scala praticamente che porta dall'attrice in prima pagina alla produttrice in prima pagina. Non mi piace fare la produttrice, quando non lavorerò più su me stessa mi dedicherò a cose di tipo diverse. Penso ad osservare la natura. Osservare la natura, molto bello. Sei una verde? Sono un amante della natura. C'è chi ha detto, in questa sala poco prima di venire qui, mi ha detto Moana Pozzi riceverebbe come minimo 2 milioni di voti se si candidasse. Ci hai pensato? No, non fa per me, non mi interessa la politica. La politica non ti interessa? Col mondo dello sport come sei collegata? Ti piace? Adoro lo sport, però farlo, non mi piace fare la spettatrice, faccio la schedina perché mi diverte l'idea di poter vincere, solo quello, ma la faccio a caso senza nemmeno sapere chi sono le squadre, così faccio i pallini sui quadratini della schedina e basta. Qual è il tuo hobby preferito? C'è un hobby al di fuori della tua professionalità che ti coinvolge, che dici sono sola, tranquilla e dedico questo mio tempo a questo mio qualcosa? Il movimento fisico è il mio più grande amore, mi dà la serenità. Lo sport e serenità. Moana Pozzi ha un suo amore intimo segreto? Le cose belle, tutte le cose belle, mi piace tutto quello che è bello, sono un esteta e questa è una tragedia perché in un mondo così approssimativo e poco curato è durissima, ecco perché voglio dedicarmi ad osservare la natura, almeno non ci sono problemi, la natura è perfetta e bella. Quante proposte avrà ricevuto Moana Pozzi di girare un film? E un film diverso dall'hardcore? Sempre, quelli brutti famosi che ti dicevo. Che chiaramente non accetterai mai. Basta, ho fatto, parlo come protagonista, poi ne ho fatti tantissime partecipazioni. Come protagonista ho fatto 2 cose che non mi sono piaciute, una terza che mi è piaciuta moltissimo, che è questo Ecstasy. Ora sto finendo di scrivere un libro che si intitola La filosofia di Moana, molto semiserio, così, e poi inizio a scrivere il prossimo film soft che devo fare, che saranno degli episodi, saranno degli episodi. Quando vai davanti a questo pubblico vociante, acclamante, sei Moana Pozzi o sei l'artista? Sono Moana Pozzi che fa l'artista. Bel dribbling questo per rimanere sul piano sportivo. Passiamo invece a delle ultime domande. La più interessante, credo, per i nostri amici telespettatori che ti vogliono conoscere ancora più da vicino è che relazione invece c'è fra te e l'amicizia. Cioè come consideri e cosa consideri per amicizia? Ma potrei darti una risposta sconsolante. Voglio dirti che non ho molta fiducia nei rapporti umani.
sono difficili e in giro c'è poca serietà, e quindi che vuoi che ti dica? Non so, ho pochi amici, sono molto diffidente, sono riservata, sto bene sola, oppure con pochissime persone, ma poche, proprio tipo due, tipo tre. Quindi intuisco che invece ami molto gli animali. Amo gli animali, ma non più delle persone. Amo le cose che si comportano bene, che funzionano secondo il mio modo di vedere la vita. Quello che va al di fuori del mio modo di vedere la vita, lo evito. Cerco di starne lontano. Provi gioia quando ti senti guardata da 2.000-3.000 persone come questa sera. Grandissimo. E magari vorresti fuori una bacheca con tutti i tuoi nastri, tutti i tuoi film. Io sono sicuro che andrebbe la ruba questa sera, ci hai mai pensato? T'ho detto, non sono una esperta in produzione, preferisco lavorare direttamente su me stessa, lasciare queste cose agli altri, magari interessandomene in modo diverso, ma non sono una che so lavorare solo sul mio corpo. Le cassette, i nastri, sì, forse ci penso, adesso no, ancora non ci sto pensando. Cos'è rimasto della Moana Pozzi che vedemmo diverso tempo fa in televisione? In che senso? Quando le prime tue apparizioni radiotelevisive. Cos'è rimasto? È rimasto tutto. Tutto ti è servito quindi per questa tua, diciamo, trasformazione? Sì, ma non mi sento. Non mi sento molto trasformata, devo dirti. Ecco, qui ci stanno troppo reclamando e chiaramente ti devo abbandonare. Sono contento di averti intervistato, soprattutto per la delizia e il piacere dei nostri telespettatori. Ma qui abbiamo dei giovani tecnici, il loro turno finiva alle 22.30. Appena hanno saputo che potevamo fare questo servizio, fuori orario, non vogliamo straordinari. Che cosa puoi regalare a dei ragazzi così giovani che fuori orario sono voluti venire solo perché c'era Moana Pozzi sul palcoscenico? Beh, intanto grazie, però non mi far dire niente. Che cosa vuoi che gli regali? Un saluto, un bacio simbolico. No, glielo faccio dopo. D'accordo. Glielo do dopo il bacio. Io ti stringo la mano, ti ringrazio e grazie. Grazie a te. Salutino, dai. Butta giù un salutino per me. Ti ha ripreso. Sì. Grazie, buona, eh. Arrivederci.